Giulio Migliaccio, fra l'altro primo gol in maglia viola, non è servito a niente in una partita incredibile, difficile da raccontare questa sconfitta. Sì, un po' come l'ultimo mese, un mese di gennaio terribile, per fortuna che adesso è passato. Siamo dispiaciuti perché creiamo tantissimo, un po' di sfortuna, un po' di imprecisione, a volte per mancanza di cattiveria non riusciamo a concretizzare quello che creiamo. Andiamo avanti, consapevoli comunque di avere delle qualità, dei valori importanti, pensiamoci al Parma. Però cioè, nello spogliatoio che cosa vi siete detti? Perché poi spiegare 5 risultati negativi, perché c'è stato un pareggio, però dove la Fiorentina meritava sempre qualcosa in più, cioè, non è semplice. Sì, è normale che l'umore non è dei migliori, che comunque quando crei tantissimo e porti a casa ogni volta 0 punti diventa difficile, però ci sta nel calcio, ecco, dei periodi negativi, ed è lì che la squadra cresce grazie alle sconfitte, grazie a delle batoste, grazie a dei periodi così duri, una squadra che a volte anche con tanti giovani ti aiuta a crescere, e gli errori commessi in queste partite, ecco, devono farsi da non ripetersi in futuro. C'è una domanda un po' cattiva, non so se sul portiere avete detto qualcosa, sui gol presi avete commentato anche su errori individuali, oppure a vostro avviso è stata anche qui solo sfortuna? Ma no, chi non gioca, chi non si mette in discussione non commette errori, non mi permetterei mai di giudicare un errore del compagno o di chi si mette in discussione, fa parte del nostro lavoro e, come ho detto già prima, gli errori ti aiutano a crescere. Posso fare solo una battuta sul fatto che tu sei un ex rosanero di fatto, questo è un campo un po' tabù per il Palermo, oggi però hai trovato penso il primo gol al Massimino, almeno c'è una cosa positiva da portare a casa e sei una dedica anche per questo. No, sinceramente del gol che ho fatto non mi interessa di nulla, perché io ho sempre messo gli obiettivi, quelli della squadra, davanti a quelli personali. È ovvio che fare gol a Catania e riuscire a portare via dei punti era il massimo per me da ex rosanero, però ripeto, il gol per me è ormai acqua passata, veramente non c'entra nulla, anche perché non vivo per il gol. Vivo per fare qualcosa di importante con questa squadra. Però è stato molto bello l'abbraccio, diciamo, il gesto, visto che tu dici vivo per la squadra, e tutta la squadra insomma è venuta a festeggiare con te. Purtroppo, ribadiamo, non è servito, però è stato un bel momento. Però. Sì, perché tanti compagni mi sono stati vicini e mi sono tuttora vicini, a volte in dei momenti, ecco, poco felici, così vogliamo dire, però i problemi nella vita sono altri. Ecco, ho passato magari dei periodi pochi fortunati, oggi è andata bene personalmente, ma ripeto, non conta pochissimo. L'affetto dei compagni è perché prima della partita forse sapevano da ex rosanero, me l'avevano tutti quanti detto, oggi vedrai, fai col te, per questo sono andato da loro. Grazie.